Sono 10 le categorie di persone fragili che da oggi in Abruzzo saranno chiamate per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid, mentre continua in tutta la regione la campagna vaccinale tra gli indecisi e i ritardatari. Chi dovrà ricevere questa ulteriore dose non avrà bisogno di prenotarsi come accaduto per l'avvio del ciclo di immunizzazione, ma sarà chiamato direttamente dalla propria ASL. A spiegarlo al TG8 è il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale per la ASL di Pescara. Questa chiamata è rivolta a 10 categorie di pazienti fragili, i cosiddetti superfragili, appartengono a pazienti oncologici, pazienti con la sindrome di immunodeficienza acquisita e altre categorie di pazienti estremamente fragili. Stiamo iniziando con delle attività propedeutiche, cercando degli elenchi su queste, e poi saranno chiamati o tramite direttamente dalla ASL oppure tramite le unità operative che hanno in cura questi pazienti. E dove si faranno? Avremo un'attività mista, in parte presso gli hub vaccinali e in parte presso gli ospedali. Organizziamo, per esempio, per i pazienti dializzati, li faremo nei reparti di dialisi. Tutti gli altri invece cosa dovranno fare? Terza dose sì, terza dose no? Non abbiamo ancora notizie sulla terza dose per le altre categorie. Si parla di un ulteriore richiamo, ma i tempi saranno organizzati dalla struttura commissariale. E per quanto riguarda invece le percentuali di immunizzazione per la ASL di Pescara, a che punto siamo? Siamo arrivati quasi all'85% come prima dose dei vaccinabili, cioè della categoria da 12 anni in sopra. Cos'altro c'è da fare per aumentare questo tipo di percentuale? L'ampliamento del Green Pass sta provocando un aumento delle vaccinazioni. Chi ha ancora dei dubbi, penso che la cosa migliore è rivolgersi al suo medico di famiglia per togliere ogni dubbio. Il medico di famiglia è la persona che conosce di più il proprio paziente ed è quella che può rassicurare il paziente all'effettuazione del vaccino. Chi è che non può ricevere il vaccino? Sono pochissimi, ma proprio poche decine di unità coloro che non possono vaccinarsi. Sono i soggetti allergici ai componenti del vaccino, e questi componenti sono veramente pochissimi, e pochissime sono persone che non possono allergia, e alcune persone che hanno delle particolari patologie, ma parliamo dell'ordine di una persona su 1000, su 2000 persone. Le persone che hanno delle comuni allergie a polveri, farmaci o alimenti non hanno nessuna particolare controindicazione, per cui possono recarsi agli hub vaccinali e seguire la vaccinazione. Gli hub vaccinali quanto resteranno ancora aperti? A Pescara abbiamo 3 hub vaccinali, uno a Pescara il Palafitte, che durerà fino al 30 settembre, poi verrà trasferito temporaneamente nell'aula magna del presidio ospedaliero di Pescara, e poi abbiamo l'hub vaccinale di Scafa e di Penne nell'entroterra, che rimarranno attivi almeno fino a novembre. Vediamo poi, di volta in volta vedremo la situazione.